Grazie Presidente. Allora, oggi questo ordine del giorno si è reso indispensabile perché da parte del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica è emerso un documento che ci ha dato la possibilità di fare un ragionamento velocissimo su quello che può essere una ulteriore integrazione di risorse per andare a realizzare quanto i cittadini dei quartieri a ridosso del Torrino e Giardino di Roma attendono anche qui in questo caso da più di 20 anni. Parliamo delle due fermate relative sulla linea ferroviaria Roma-Lido. Come sapete, l'amministrazione aveva cercato di realizzarle, poi senza farla tanto lunga nel tempo, queste fermate non sono state potute essere realizzate perché i soliti problemi con la sovrintendenza e tutto il resto ne avevano sospeso di fatto la realizzazione. Di fatto però comunque il progetto esiste, esiste anche uno stanziamento comunque cospicuo relativo appunto a quel progetto di circa 1 milione rotti euro. Oggi veniamo a sapere che relativamente al nuovo insediamento in piano casa è possibile avere la destinazione di ulteriori 2 milioni e 400 mila euro. Ora perché faccio questa precisazione? Stiamo parlando, ripeto, di uno dei quartieri che più si è, di due anzi, dei quartieri si sono più sviluppati negli ultimi decenni. Parliamo di quasi 50.000 abitanti insediati che non hanno una mobilità su ferro come tanti altri quartieri, per carità, degna di questo nome. Oggi noi andiamo a insediare ulteriori cubature in piano casa, legate, come sapete, a uno strumento urbanistico che non ci è mai stato simpatico e che dobbiamo per forza subire, ma che consente appunto del versamento di oneri che in teoria non sarebbero vincolabili. Ecco, allora noi oggi chiediamo alla Giunta di ultimare velocemente le istruttorie trasportistiche che riguardano la realizzazione di entrambe le fermate, in modo tale da poter vincolare quanto prima possibile, quindi con successiva deliberazione, queste risorse, quindi 1.100.000 rotti euro che provengono dai vecchi oneri, più i 2.400.000 euro che provengono dagli oneri dell'ultimo piano casa, per realizzare finalmente queste due stazioni. Grazie. Grazie a lei.